Ciao raga, oggi sono da solo perché ho intenzione di fare uno scherzo a Katie. Praticamente riempirò tutta la nostra cucina con un sacco di post-it. Ma non sarò da solo, con me ci sarà Valentina Lattanzio e Lello K. Bella raga! Che mi daranno una mano ad attaccare tutti questi post-it perché sono veramente tantissimi. Ma sono tantissimi! E abbiamo intenzione di riempirla veramente tutta, eh. Quindi raga, solo per l'impegno lasciateci già un bel like e ovviamente andate ad iscrivervi al canale di Valentina Lattanzio e Lello K. Esatto. Raga, ma sapete che sarà uno sbatti assurdo? Cioè per ricoprire la macchina ci abbiamo messo non so quante ore la cucina. Iniziamo subito, dai, che prima che torna Katie, poi lui è artefice anche dello scherzo che aveva fatto assieme a Katie. Quindi ora mi diranno, ma tu devi stare o con Katie o con Luca. No, raga, io quando c'è da divertirsi non mi tiro niente. È amico di tutti. Esatto, poi soprattutto quando c'è da fare ste cose. Va bene, dai, partiamo subito. Io inizio! Ciao! Ok. Togliamo tutto però prima, così arriva poi l'effetto è proprio bello che ci sono solo i posti. Aiuto raga, non riesco a sollevare sto vassoio senza far cadere tutto quello che c'è all'interno. Ok, ho capito, faccio una cosa. Ok, io parto. Raga, perché mi fate portare a me tutti i piatti? Ok, però il vetrino io lo faccio. Io inizio dai mobili, li faccio arancio. Il vetro io lo faccio azzurro qua. Bello, sì. Ah, ma ci hai già messo i posti per farci capire il colore da. Esatto. Perché voi forse dall'inquadratura non lo potete vedere, però in giro già attaccati i posti per i colori. E certo, però tutto abbinato. Sai che cosa all'inizio bisogna trovare bene la tecnica. È vero. Poi appena prendi la mano. Io ho fatto il microonde, guardate che bello. Sta uscendo proprio bene, no? È bellissimo! Però anche quella parete lì sta facendo bellissimo! Ma l'ho distrutto tutto! No! Sono già stanchissimo! Sì, anch'io! E ho finito solamente un blocchetto! Ne abbiamo tantissimi! Va bene, dai, andiamo avanti che qua è lunga la situa! Inizia, raga, ci mettiamo un cilindro! Sta uscendo proprio bene! Guarda là i mobili come stanno uscendo, proprio belli. Stiamo andando anche abbastanza veloce rispetto a quanto mi aspettavo. È perché siamo in tre, è quello il nostro vantaggio. Perché l'unione fa la forza. Sì. Ah, che fatica raga, ma sta uscendo veramente bello. È bellissimo. Però dovevate fermarmi quando... No, l'idea della cucina. No, sarà epico. Sarà epico. Il risultato sarà bellissimo. E stiamo andando anche veloci. Sì, abbastanza veloce. Io bello. Mi aspettavo ci mettessimo più tempo, invece stiamo andando molto veloce. Ci abbiamo quasi finito. Ma grazie. Se la faccio di che. Quasi, aspetta un attimo. Io non vedo l'ora. Io non vedo l'ora. E rimarrà scioccato, perché anch'io rimarrò scioccato a guardare tutto ciò, perché è veramente irreale. Sarà più o meno come quella di Luca quando ha visto la macchina. Che bello. Raga, le diciamo che deve, che li deve levare lei. Dalla macchina li ho tolti tutti io. No, Luca, non ci credo. Cioè, sì, è sto giro tocca a Katie. Questo è uno scherzo. Sono mesi che mi sto organizzando per questo scherzo. E infatti, che bello, guardate come sta venendo bene, stupendo. Cioè, ma guardate proprio. Cioè, è quasi tutto ricoperto. Metti i post-it anche al telecomando. Comunque. Ora io pensavo di fare tutta la parete a scacchiera. Okay. Che così vediamo delle tonalità differenti. Ok. E poi vediamo se ci passano i post-it e saliamo. Però io farei. La parete. Attacca sulla parete secondo dai, me. Dai, prova. Bella prova. Ah, stavo sbagliando lato. Vediamo. Sì, che va. Ho acceso la tele per sbaglio. Ancora. Ogni volta che... Lasciate lì si posti arancioni in telecomando. Bello. Va bene. Io direi di andare avanti, no? Sì. Quindi sì, ora mettiamo un altro pezzo velocizzato nel montaggio. Devo dirvi che il tavolo mi ha veramente sfinito. È stato stancante. Ora stiamo facendo praticamente tutta la parete a scacchiera. Abbiamo fatto tutto il bordo azzurro seguendo il colore originario delle piastrelle. Vedete sotto più o meno sono di quel colore. Oh cavolo, l'ho staccato. Luca! Ok. Tutta sta parte qua sotto la facciamo a scacchiera. Così, con questi due colori. E sopra, boh, ma vediamo in base a ciò che avanzerà.
Non abbiamo usato molte scatole per ora, ne abbiamo usato tipo metà. Pensavo servissero più posti. Sì, perché occupano i loro centimetri comunque. La cosa che mi fa un po' paura ora sarà sto muro. Sto muro sì, anche perché è importante, perché poi quando entra Katy ci sarà la sua reazione. Se è tutto bianco non è bellissimo. E dopo ci mettiamo assieme. Allora chiudiamo tutta sta parte. Ok, dai. Vai. Pedala! Io però ho paura a fare il muro tacchiera perché sono un po' più preciso. Io sono bravo. Viene una roba tipo storta, psichedelica. Meglio che tipo mi metto a fare tipo qua. Secondo me puoi fare con l'azzurro. Io continuo tutta questa parte qua. Ah, qua sotto. No, questa. La finestra è tutta azzurra. Ok. La cosa particolare sarà che Kate non è che li potrà staccare velocemente, perché vedi, sono l'uno separato dall'altro, sarà un po' un casino le valli. È inutile che fai lo splendido, l'ultima volta te lo sei voluto fare tu sto sbatti. Anche sopra la cosa, però era molto più piccola l'altro. A sto giro raga stiamo esagerando. Ci sarà una cifra di nuovo. Cioè, sono un cifra di veramente post-it. Esagerando, tutta la cucina. Che sbatti, non devi essere Kate. Poverina, mamma mia, voglio vedere proprio la sua faccia. Luca, tutto bene? Ci sono. Attento. Fresca. Raga, fermi. È arrivata Katia. Lo so, mi sto agitando. Basta, vieni. Basta, no, è entrata con la macchina. Lasciami. Non so, bosco di qua. Scendi. Vieni. No, qua. Vieni. Mi avete mandato in agitazione, cioè. C'è ancora il pezzo in mano. Guardare tutto quanto con calma. Oltretutto tu anche l'hai uscito davvero bene. Si è nascosto il piatto. Stavo finendo di fare il piatto e non so neanche. Se l'hai ritrovato in mano. Impressionante raga, impressionante. Che bello. La sedia. Anche la... Ma guarda, ma che bello quel quadro. Quello è bellissimo. Ti piace? Guarda qua. Vabbè. Pure il piatto. Guarda qui. Raga, i fornelli. Accendiamo? No. L'acqua. Bellissimo. Abbiamo fatto. Allora è meraviglioso, fantastico, bravi, ma io ora non vi aiuto a sistemare. Come no? Io vado. Certo che ci aiuti te. Non ci penso neanche. E invece sì. Nel mentre raga, se vi è piaciuto questo scherzo vi consiglio di lasciare un bel like e condividerlo soprattutto sui vostri social, ok? Per la felicità di Katia che ora dovrà toglierli tutti quanti come ho fatto io sulla mia macchina. Ma vai il post-it sotto alle scale. Ma post-it ovunque. No, raga, ma me lo vabbè.
Ci siamo divertiti, no? Tantissimo, è stato bellissimo ma molto stancante. Bello. Io, raga, ringrazio Valentina Lattancio, che poi che parla così, è stranissimo, perché è mia sorella, esatto, ok? Cioè. E vi consiglio di iscrivervi al suo canale e anche al canale di Lello K, che ovviamente mi hanno dato una mano perché ci siamo sbattuti. Ci sta, poi, fargli scherzare. Come l'altra volta Van Gogh, spostati, perché anche a sto giro è uscita un'opera d'arte. Ma è veramente uscito bene. E io ripeto, l'altra volta era una macchina ed era piccolina. Questo giro è la tua cucina. Una cucina intera! E cos'è? Te ne aspettavi pure dentro? Sì, ho tutto per un attimo. Va bene. Bello. Inoltre, raga, vi consiglio di cliccare sulla campanella qua sotto. Per far sì che ogni volta che usciamo con un video vi arrivi la notifica direttamente sul cellulare. Ma intanto, raga, ci vediamo domani sera con un nuovo video alle 9. Ok? E se volete arredare la vostra casa come questa cucina, contattate Luca o Katy. Ma anche ma anche no, perché veramente ho le mani tutte piene di nervi. Io stanotte sognavo di attaccare i posti. Cosa c'è lì che continua a fare? No. No, è che siete stati bravissimi e poi ho cercato le barche, veramente. Ma bravi, no, cioè, adesso lavorone, Luca. Infatti io vado, ciao! Anch'io vado, ciao Katia! Ciao! Buon lavoro! A dopo! Non ci posso credere. Ma l'hanno fatto anche bene, cioè. Sono stati bravissimi. È inquietante tutto ciò. Come faccio a prenderli là in alto? Con la scala! Luca! Scemo! Io non ci salgo sulla scala, ci sono di vertigini, quindi lo fai tu. Io, guarda, dai, adesso ci metterò 1000 anni per toglierli, lo sai, 1000 anni. Però questo problema. Però te lo dovevo, Katy, mi dispiace, te lo dovevo. Cioè, non te lo aspettavi, prima o poi? No, perché è un mio scherzo. Ma quanto ci divertiamo io e te? Ma quanto ogni ti giorno? Sei divertito tu? Ogni giorno è proprio una nuova avventura, no? Wow, non vedevo l'ora di nuovo scherzo. Dai, bacino. No. 5. Neanche, adesso. Un abbraccio. No, dai, Luca. Perché avrò un lavoro toglierli tutti. Ah, adesso fai così, quando mi hai lasciato toglierli sotto l'acqua. Nessuno ci pensava, Luca, quando gli hanno attaccato i post-it alla sua macchina. E comunque ora manca. L'unico che deve subire uno scherzo realmente è Lello K. Ma no, va, raga, io ancora non ho subito uno scherzo da quando sono su YouTube, raga. Cioè, questa mia immunità. Dobbiamo rimediare a questo. Dobbiamo mi raccomando. Rimediamo. Mi sono messo nei guai da solo. Vado, torno a farmi gli affari miei. Ciao, Katy. Iscrivetevi a tutti i nostri canali.